Ciao a tutti, oggi realizzerò un biscotto leggero, simile al pan di Spagna, solamente più leggero perché può essere utilizzato per una base di un rotolo oppure per delle basi da inserire in mousse o semifreddi, in quanto è più morbido e quindi rimane meno asciutto. Ci servirà 91 g di albume d'uovo e 58 g di zucchero, io li ho già mischiati insieme, 91 g di tuorlo con 41 g di zucchero e anche questi li ho mischiati. Io ho utilizzato lo zucchero di canna perché quello semolato me l'avevo finito, ma potete utilizzare quello che volete. E dobbiamo andare a montare molto molto bene questi due composti. Prima l'albume, così non ci si sporcano le fruste. Poi abbiamo bisogno di 66 g di farina debole e 16 g di amido di mais o fecola. Io vado a montare con le fruste perché in questo momento non ho la planetaria a disposizione, altrimenti se avete la planetaria inserite all'interno e fate girare la planetaria per una quindicina di minuti. Ora andiamo ad unire le due montate. Ed ora incorporiamo la farina con la frusta. Ora ho preso un anello in acciaio con un foglio di carta forno sotto e vado a versarci il composto. Questo è il pan di Spagna leggero tolto dal forno ed è molto molto soffice. Ovviamente se dovete fare la base per il rotolo dovete stendere l'impasto direttamente nella teglia e dovete fare uno strato molto sottile. Invece in questo modo può essere utilizzato come pan di Spagna per una torta soffice oppure per farne uno strato per un biscuit, per una mousse o semifreddo. Ora lo faccio raffreddare e poi lo tolgo dall'anello. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!